Nonostante tu sia la mia rondine andata via. Garbatella, fatti i danni per Garbatella. No, i danni, mi conoscono. Ti conoscono tutti, sì, sì, in quel senso. No, mi conoscono i commessi che gli chiedevo l'euro. Te sto a fare una matriciana che secondo me te mangi pure il piatto. Senti, fa, ma se tu fossi il sindaco di Roma, il sindaco, che faresti? Cioè, qual è la prima cosa che miglioreresti a Roma? Non fare camminare tutte, mi inventerebbe non fare camminare tutte queste macchine con smog. Bravo, mi piace sta cosa. Tu sei molto quell'autobus. In che quartiere sei cresciuto, chiedono? Laurentino 38. Sparatorie, uno l'altro spaccato, appesa la sedia, ha cominciato a spaccare tutto il bar. Mio padre mi diceva sempre una cosa: quando vuoi conoscere una persona, guardale negli occhi. Cioè, se tu la guardi fissa negli occhi, guardi se è cattivo, o se c'ha gli occhi buoni o è una persona cattiva. Dice, guarda tutto dall'occhio, mio padre mi diceva. Guarda che soggetto che fai. Vai a vedere in camera, Franchi. Quando vedi tutti i soldi ti cominciano a luccicare, i soldi ti fanno luccicare all'occhio e poi ti fanno diventare pure il tempio della buona donna, perché i soldi corrompono pure quelli bravi. Papà, guarda che sta a rilasciare sto guancialetto de Norcia. È grasso. Guarda che robetta, dia, guarda che bello. Ti piace la matriciana, sì. No papà? Che non mi piace. Poi io non te ne do tanta. No, un piatto normale. Che fino a stasera, poi stasera rimangio. Mazza, Franchi, a Pinterbom, senti quanto spinga, primo che tanto va a caldo. E gli malati. Ti ho preso pure la pasta buona, la rumo. La pasta rumo, roba grossa. Sì, questa è quella che più mi madre per fare la pasta al forno. Ho preso la pasta buona, il pomodoro buono da Amutti, il guanciale di Norcia e il pecorino ovviamente. Ma a me prima dell'altra volta che ci siamo conosciuti non mi hai visto mai te a me. A parte su Instagram, a me non mi hai visto mai. No, di persona no. Di persona non mi hai visto mai, al centro, no. Io giro per tutta Roma. Là, giri per tutta Roma. Mi conoscono. A te dove sei? Io sono originario di San Giovanni, Porta Metronio. Però poi sono adottato San Paolo, Garbatella. Strano, io c'è. Da Garbatella, leggeri e cantava, hanno detto tutti. Garbatella, fatti i danni per Garbatella. No, i danni, mi conoscono. Ti conoscono tutti, sì, sì, in quel senso. No, mi conoscono i commessi che gli chiedevo l'euro. L'euro per caffè, l'euro per panino. Quando ero fiscale non mi dicevano niente, adesso che sono grosso mi rompono i coglioni. Perché non è che c'ho del barbone. Dice, c'è del barbone, dormi per strada, allora incontro. Dice, vabbè, coraggio, se muore te fa. Ma sanno che vivo con mia madre, dice, ma vivi con tua madre, te dormi, che perché di. Dì che ma fa. Guarda che soggetto che fai. Vai vedere in camera, Franchi. Per guanciale si è detto la pancetta. Il profumo del guanciale di Norcia. Quale pancetta? Guanciale di Norcia. Te sto a fare una matriciana che secondo me te mangi pure il piatto. No, non può, te mangi a poco. Infatti ne ho fatta poca. Non ho fatta poca. 100 grammi. Piatto normale. Piatto normale. Le tante sono 100 grammi, secondo me sono. No, anche perché la mangio adesso, poi a casa già io ho detto a mia madre, non mi fa pasta. Senti, fa, ma se tu fossi il sindaco di Roma. Il sindaco. Che faresti? Cioè, qual è la prima cosa che miglioreresti a Roma? La prima cosa? La prima cosa. La prima cosa che farei. Non fare camminare tutte, mi inventerebbe non far camminare tutte queste macchine con smog. Bravo, mi piace sta cosa. Tu sei molto quell'autobus. Poi magari non vorrei essere in cantastorie come tanti onorevoli e dal lavoro ai giovani, ma non come fanno loro che dicono prometto, prometto e poi fanno un cazzo. Scusa la parolaccia, poi non fanno niente e c'è la disoccupazione. Magari quando stai in mezzo alla politica diventi il fiore della buona donna di te. Cioè io ti dico a te, no, sono onesto. Ti dico a te, no, sono onorevole onesto e non farei mai quello che fanno loro, no? Poi magari stai lì in mezzo e ti passano le mazzette. Quando vedi tutti i soldi ti cominciano a luccicare, i soldi ti fanno luccicare all'occhio e poi ti fanno diventare pure il tempio della buona donna, perché i soldi corrompono pure quelli bravi. Nonostante tu sia la mia rondine andata via, ti ritroverò un'altra volta baciandoti sulla bocca, nonostante tu sia la mia rondine volata via, sei sotto un cielo sbagliato. Perfetta.
Ho micchisato un po' in modo mio, con altre parole non so, mi dispiace. Ti canto questa del Renato Zero, dai su, sbattiamoci, tanto per conoscerci, ma me lo potevi dire che ti chiamavi Massimo, e infatti è da tanto tempo, sarà un anno che non ci sbattiamo più. Fabio! Guarda che piatto, ragazzi! Ma solo io e te mangiamo! Fabio, io e te mangiamo! E loro? Ma questo mangia da natura sì! Io so quello che mangio! Oh, comunque gli hai fatto un piattone, devi fare di meno! No, è quello! Gli basta quella, sì! Guarda, oh! Guarda come ti ho sporcato il piatto, ora che sughetto che ti ho fatto! Buonissima! Sì, è buona! Marcia. Garantisci tu! Garantisce Fabio, regà, assolutamente. Franchi, illustra sta ricetta ai ragazzi che l'hanno chiesta. Regà, la matriciana è semplicissima perché non ci vanno cipolle, carote, sedani, cose varie. Basta nella padella far scaldare il guanciale di noccia, guanciale che rilascia tutta la sugna dal grasso. E una volta che hai rilasciato la sugna, non deve essere trasparente, però neanche croccante che poi ti mangi le patatine, deve essere una via di mezzo, ben cotto. Poi ci metti una buona passata o polpa, io ho usato la polpa Mutti, ti ritiri la pasta al dente, la metti dentro la padella con un po' d'acqua di cottura, salti tutto, pecorino, arrivederci, grazie, guarda che piatto che ti ho fatto, tanti roba, buono. Altro che ce l'ho sbagliato, la pasta di Franchino, ce l'ho giusto. Gusta della magna piano perché poi c'è più, Dai un pezzetto di pane a Fabio, se non ce l'avevo. Non ce l'avevo. O è dolce? Dopo, sì. Ti do una bella barretta energetica, la frutta, così rimani leggero e ti mangi pure il dolce. Mo te la pio io. Se ce n'era un altro piatto, io vediamo cosa ho fatto. Siccome è buona, se c'è un altro piatto, lo mangiamo, però. Meglio me devo regolare perché se non mi regolo a due piatti alla volta, non te ne accorgi, ingrassi, ma te muovi più. O tu quanto pesi? Ma te Fabio, sì, preferisci carbonara o matriciana? Ma tutte e due. Chi sta a casa che ci stiamo a parlare? Pure la matriciana è buona, sì, comunque tutte e due mi piacciono. Allo stesso modo? Pure dei quattro come piatti... si chiama la pasta della pancetta? La pancetta quella lì che aveva una pezzetta. A Roma non ce l'avevo la pasta della pancetta. Oh. A Roma avevo quattro piatti tipici, quattro paste, cacio e pepe, gricia, matriciana e carbonara. Sì. C'è sta sempre il flash. No, dica a casa. Grazie. Domani dice compro la pasta e compro due scatole di pancetta. Queste scatolette che c'ha la pancetta dentro. Poi la pancetta aggiri nel sugo, no? Aggiri nel sugo e fai, come si chiama? La pasta con la pancetta. O le fettuccine con la pancetta. La pancetta. E come hai col tritato? Ci metti il tritato nel sugo e viene le fettuccine col tritato. Mia madre sì. Con la pancetta, però certo questo così è buono. Ci doveva stare mio padre qua. Mio padre se ne moriva per. Mio padre è morto. Se ne moriva per la carbonara, queste cose qua. Ti voglio fare una domanda, Paco, dopo questa matriciana. Ma Giulia, che fine ha fatto? Chi è Giulia? Giulia, quello che ti ha chiamato, che ha detto gli ha nominato. Una volta tu? No. Sì, che hai fatto, Ma hai chiamato? Che te devo fare che ti hanno nominato? Ti posso cantare una canzone? Io ma che te devo cazzo fare? Ma sai, ti ho detto, sai le cazzate che dico? Ti ripeto, mio fratello mi ha detto, sta attento che quelli che non ti conoscono magari credono che veramente sei così. Certo. Cioè, molta gente mi ha scritto, ah, vedi, io Fabio non lo conoscevo sotto questo aspetto, è una brava persona, perché se io le faccio un filmato che tu stai solo a cantare, e uno pensa, questo canta tutto il giorno, se io le faccio un filmato che stai solo a litigare, uno pensa che litighi tutto il giorno. Pure a me durante la giornata mi capita di cantare e di litigare. Certo, se mettono sui filmati che litigo, diranno cicalone e litiga sempre. Cioè, se io non parlerei, no, grosso, allora se vanno mette paura. No, però c'è pure tu, sai che c'è quello sguardo, cioè, buono, sì, c'è gli occhi buoni alla fine Fabio. Cioè, se tu vai a parlare con Fabio per strada lo vedi subito che è uno tranquillo. Mio padre mi diceva sempre una cosa, quando vuoi conoscere una persona, guardale negli occhi. Cioè, se tu la guardi fissa negli occhi, guardi se è cattivo, se c'ha gli occhi buoni o è una persona cattiva. Dice, guardi tutto dall'occhio, mio padre mi diceva. In che quartiere sei cresciuto, chiedono?
Laurentino. Lì da Ossia avevo 7-8 anni e stavo con mio padre e mia madre, ero bambino, stavo sempre con loro. E a Emerio ho cominciato Laurentino 38, cresciuto proprio con i ragazzi della, con quelli del palazzo mio. Com'è? Bel quartiere? Laurentino 38? Beh sì, lo chiamavano il Bronx. Lo chiamavano. Poi tranquillo però. Ma lo abito io sì, io abito qua all'inizio, io vedo al ponte, a primo ponte. Io proprio al primo, tanti ho medi militari che marciano, proprio davanti a Cicchignola. Perciò lì è proprio tranquillo, primo, secondo e terzo ponte è tranquillo. L'ultimo ponte c'è pure gente che va a lavorare all'ultimo ponte, però se rompi i coglioni. Come te posso dire, come la Magliana, Torbella Monaca, il Trullo, magari sono pure peggio quelle, però tipo così. A Cicchignola adesso a parlare della sala del Laurentino 38, che prima da Piazza Casa Popolare sono stato l'anno a Stazione dei Termini. Ah, ma ci hai detto del resto? A Via Principe Amedeo. Cacchio, una volta sei stata a Stazione dei Termini pare tutto bello. Sparatorie, uno l'altro spaccato, ha preso la sede e ha cominciato a spaccare tutto il bar. Polizia, autoambulanze, gente ferita. Stazione dei Termini ancora è così, eh? Per prendere la Casa Popolare ci hanno fatto stanno là, ci hanno sfrattato da Ossia. Peggio della guarda. Non poteva essere niente. Sotto casa si sparavano. Pensa a me, Cicchero, a me al centro, al tabaccaio non andavo a giocare. Sono venuti due di Milano, un ragazzo con una ragazza, e mi hanno detto se volevo fare, prima del COVID, ma hanno detto se volevo fare una cosa tipo una settimana, due, loro mi seguivano tutto il giorno, dice te fai tutti i giorni quello che fai, passeggi, vai in giro, fai casino dentro, fai quello che ti pare. Oh, dice, ma noi stiamo dedicati con le telecamere. Dice, devo guadagnare 3-4-500 euro. Ho detto, come no? Dice, allora venimo da Milano, poi te famo sapere. È scoppiato il c***o e sono venuti più. Chiedono consigli del calcio, e tu sei esperto di calcio. Chi vince? Come vanno le squadre? Ah, regà, Fabio, chi vince lo scudetto quest'anno? Vabbè, ancora è tutto da vedere. A Semonti d'Armila. Attento a quello che dici, infatti, eh. A fine anno vediamo se ho vinto. Esatto, se tu adesso dovessi fare una scommessa o consigliare una scommessa, che vince? Per me lo vince l'Inter, se è pure meritato. Per me l'Inter. Scommetteresti? E se lo vince, sì, e se lo vince se è pure meritato. E invece colpo di coda, magari, cioè un evento, una seconda squadra che diresti? Cioè se non lo vince. Milan Napoli. O Milan o Napoli. A Juve. A Juve stanno. Qual è l'attore tuo preferito comico? Carlo Verdone, Pozzetto pure, comico, Totò, mi faceva ammazzare, mi fa ammazzare da ridere, Alberto Sordi pure, sì. Fabio, ma tu ci andavi allo stadio? Sì. Cioè, abbonamento? Sì, abbonato, sì, abbonato. A Roma, Fabio, eh. Curva Sud e Distinti Sud. Quanti anni ci sei andato? Due o tre anni poi lasciamo stare perché non c'avevo più i soldi. Pure le trasferte mi sono fatte tutti quasi stati d'Italia. Sì, eh. A me una volta mi hanno invitato allo stadio in tribuna d'onore col pranzo, con la cena dietro, magnavi, c'era tutto un mega buffet, tu stavi in tribuna d'onore. Invece a me sai che mi hanno fatto? Mi hanno dato la tribuna VIP, dove mettono i VIP, a Monte Mario. Ma no, un birro così, sai che ho fatto? No, che buttato, me lo sono diventato una piotta. Il suo messo in tasca. Ciao. Chi t'ha dato un birro? Dicevo, mi raccomando, quello mi dice, io ti torto in tribuna VIP, ma va a vedere la Lazio. Sì, vado a vedere la Lazio. Me lo sono diventato, mi dava una piotta, ciao. No, perché te ne hai fatto uguale. La piotta. Marco Giuda, poi a vedere la Lazio, che mi frega a me da la Lazio. Ma pure sarà a Roma. Pure sarà a Roma, 100 euro. Da dove deriva il nome bomba anarchica? Ragazzi, deriva che lui un giorno scherzando in autobus ha detto faccio scoppia la bomba anarchica, perché lui stava a cazzarà. No, no, non è quello. Non è quello? Allora, quando andavo a giocare al tabaccaio, dove vado a giocare, adesso è chiuso, Daniele, che ti ho detto, sì. Quel ragazzo, lì mi hanno messo bomba anarchica. Ma mi sa che l'hanno fatto perché c'era quel filmato lì che tu dicevi sta cosa, forse, eh. Ma forse perché parlavamo di politica, avranno detto, no? De destra no, de sinistra no, allora anarchico, capito come? Anarchici sarebbe estrema sinistra. No, estremo niente, sono anarchici. Estremo niente, padroni, infatti una volta ho letto padroni di niente e servi di nessuno, ma non fa come gli pare, insomma. Vabbè, credono in quella cosa. Sotto un cielo sbagliato. Baby. Allora, ragazzi, se volete un altro video con bomba anarchica a pranzo qui da me, in cucina con bomba anarchica, che se famo il pollo con le patate,
dovete riempire il video di like e commenti, ma non solo. Vi ricordo di iscrivervi al canale che Cigalone ha aperto a Bomba Anarchica, perché ha aperto un canale a lui dove poi tutti gli introiti del canale andranno a Fabio. Quindi ragazzi, se sfondate di like e commenti questo video e vi iscrivete al canale di Bomba Anarchica, la prossima settimana se mangiamo il pollo al forno che patate. Se no, no. Se no, no. Alla sfondate di like questo video. Questo video. Perché ti voglio mangiare, certo, il pollo al forno che patate. Ciao! Senza primo! Se fai il pollo senza primo! Una cosa, senza primo! Se fai il pollo è il pollo che va dato! Una cosa o un'altra! Dai!